Noi, per esempio, a casa Scapoli, quei 2 anni, 3 anni che sono rimasti a casa Scapoli, vivevamo in stabilimento, poi si tornava nell'appartamentino, ci si preparava, poi o si andava a mangiare, tanti non avevano la macchina, per cui c'erano, se 2 o 3 avevano la macchina, davano un passaggio, per cui la sera preferivamo andare magari a mangiare a Cairo, a Carcere, altare così, altrimenti per esempio nella bella stagione eravamo giovani e forti, si andava nei boschi della Dalmazia a prendere fragole, poi c'era qualcuno che partiva, che aveva la macchina, andava a Cairo, comprava la panna e mangiavamo lì, ma era tutta una cosa in famiglia, oppure la sera non si sapeva cosa fare, io ero appassionato di tennis, c'era il circolo del tennis, giocavamo fino magari a mezzanotte, il circolo del tennis era diciamo in mezzo alle case dove ci abitavano gente, impiegati, gente che lavorava a Ferragni, ok, con le famiglie, ma noi andavamo avanti magari fino a mezzanotte e con la pallina che fa tic tac, con le luci, ok, ogni tanto se faceva qualcuno a urlarci, andate a dormire! Ferragna, quando era la festa di San Luigi, che era il padrone della Ferragna, l'ingegnere Schiatti, c'era un dono per tutto lo stabilimento. A Natale c'era la famosa cassetta, con dentro c'era il formaggio parmigiano, l'olio, la pasta, cose che a fine della guerra erano cose che diciamo erano interessanti, a un certo punto erano un po', come dire, e anche i sindacati non erano tanto d'accordo, sembravano delle regalie così. L'ultima cosa che era rimasta era il lettino, quello l'ho preso quando è nata mia figlia, ti davano un lettino per il neonato, ok. Però poi c'erano, organizzavano gite, c'erano i tornei famosi di tennis, di pallavolo, di bocce. C'erano 2 o 3 volte l'anno che veniva la neve, soprattutto nei mesi febbraio, gennaio-febbraio, non tanto prima. Ed era quando veniva la neve, veniva con le perturbazioni atlantiche, quindi ne venivano metri. Per esempio, che veniva in macchina, arrivava la sera che non trovava più la macchina, era macchina sommersa. E c'era poi un tantam verso le 3:30, 4 delle segretarie, che nei vari reparti si passavano, c'era un passaparola, per dire che forse c'era un treno che passava dalla stazione a Ferragna e che poi non ne sarebbero più passati, quindi chi prendeva il treno alle 5 conveniva, se uno doveva timbrare prendeva un'ora di permesso e usciva. C'era il tantan perché bisognava sloggiare, oppure la mattina quando arrivavamo, io venivo all'inizio soprattutto venivo in treno. Quando arrivavamo col treno a Ferragna c'era la neve, allora si scendeva alla stazione, c'è 1 chilometro circa, un vialone enorme, non so se l'avete mai visto, alberato per arrivare allo stabilimento. Avevamo le biciclette, perché un'altra cosa da dire a Ferragna, che c'erano 3.600 persone ma ci saranno state 5.000 biciclette. Tutte Ferragna, con su scritto Ferragna, perché ci si spostava nei vari reparti. Io all'ufficio brevetti ne avevo 2, una mia personale, ero il capo, quindi avevo dire, e una per gli altri, gliel'ho lasciata poi quando sono andato via. Ferragna era famosa perché, soprattutto la vecchia Ferragna, ma anche all'inizio degli americani, perché si faceva tutto in casa, per cui c'erano i meccanici, c'erano a parte gli infermieri, il medico, c'erano i falegnami, c'erano i tubisti, per esempio tutto il mobilio di fabbrica, dalla direzione agli uffici, ai laboratori, veniva fatto a Ferragna. Buona parte delle attrezzature anche di stesa, okay, era tutto fatto a Ferragna, perché c'erano delle expertise che non si trovavano fuori.